Si è tenuto nei giorni scorsi all'Aquila il convegno nazionale di radiologia interventistica, che ha portato nel capoluogo abruzzese i maggiori esperti del paese. Questa sera nostro ospite il professor Massimo Gallucci, presidente della Società Italiana di Neuroradiologia. Buonasera professore. Grazie a voi per avermi invitato. Quali le novità emerse dall'ultimo convegno di radiologia interventistica che è stato organizzato nella nostra città proprio qualche giorno fa? Il convegno era il convegno nazionale di neuroradiologia che ha certamente curato molto gli aspetti interventistici, visto che l'interventistica è forse la fetta più avanzata oggi di questa disciplina. Le novità riguardano soprattutto l'utilizzo di nuovi prodotti, di nuovi avanzamenti tecnologici per la terapia di patologie soprattutto del distretto vascolare, quindi parliamo dell'ictus, degli aneurismi cerebrali e di patologie che comprendono la circolazione cerebrale. Ecco, entriamo nel vivo dei nostri argomenti. Come si interviene sull'ictus? Sull'ictus, quando parliamo di ictus, dovremmo distinguere l'ictus ischemico da quello emorragico. Ora, in genere, quando si parla di ictus, più comunemente si parla di ischemia, cioè di ictus determinato dalla presenza di un embolo che ha chiuso un'arteria cerebrale. E in questo caso la possibilità di intervento per via neuroradiologica, cioè per via endovascolare, è quella di entrare nell'arteria chiusa con un sondino molto, molto sottile, tecnologicamente oggi molto avanzato, e catturare con differenti sistemi che l'industria oggi mette a disposizione, catturare l'embolo e portarlo via, rimuoverlo con tecniche che vanno dalla frammentazione all'aspirazione, sono tecniche diverse, utilizzabili a seconda della tipologia dell'embolo, a seconda della tipologia della patologia, dell'albero vascolare del paziente e così via. E quanto tempo si ha per intervenire? Ecco, questa è la domanda forse più cruciale, perché oggi abbiamo molta tecnologia a disposizione, ma certamente quello che deve essere molto adeguato, e devo dire che passi da gigante si sono fatti negli ultimi anni, è proprio quello di riuscire a portare il paziente al più presto possibile in un presidio ospedaliero in grado di esercitare questo tipo di terapie. I tempi, ovviamente il tempo in questo caso è salvavita, il principale protagonista. Prima il paziente riesce ad arrivare nel presidio ospedaliero adeguato e meglio è. I tempi limite sono 6 ore per il circolo cerebrale anteriore, cioè per le arterie carotidi, e si arriva anche a 12 ore per il circolo posteriore, cioè per il circolo delle arterie vertebro-basilari. Però certamente più ci si avvicina alla sesta ora o alla dodicesima ora e peggiori saranno le valutazioni prognostiche. Prima arriva il paziente e più tessuto cerebrale si riesce a salvare. Esistono soggetti particolarmente a rischio oppure l'ictus come patologia può colpire chiunque? L'ictus di cui parliamo in questo contesto, cioè l'ictus tromboembolico, è tendenzialmente una patologia che riguarda persone che hanno un rischio vascolare, quindi sono gli stessi soggetti che hanno rischio di infarto del miocardio, per esempio, per cui parliamo di soggetti ipertesi, con i grassi, con i trigliceridi alti, con il colesterolo alto, con obesi, fumatori, ecco, ci sono una serie di categorie a maggior rischio, fermo restando che comunque l'ictus è una patologia che in minor misura può riguardare comunque la popolazione anche di qualunque età. Esistono anche, per fortuna molto rari, ictus pediatrici. Dottore, che risultato si ha con la radiologia interventistica sull'ictus rispetto invece per esempio alle tecniche più tradizionali come il trattamento farmacologico? Ma questo è un argomento molto dibattuto. Nelle prime ore i trial che sono stati pubblicati quest'anno mostrano che non c'è una differenza significativa. Per cui se il paziente riesce ad arrivare precocemente in ospedale, la scelta è quella di procedere con un trattamento farmacologico che si può instaurare più rapidamente e più facilmente. Ma certamente se questo trattamento farmacologico entro le prime ore non mostra un risultato significativo, noi possiamo avere in questo modo anche una buona finestra per procedere con l'intervento endovascolare. Quindi
Se il paziente arriva, diciamo, in linea teorica entro la quarta ora e mezzo, si predilige, qualora sia possibile, fare una terapia sistemica, cioè una terapia farmacologica sistemica, fermo restando che questa non esclude di poter successivamente intervenire con la terapia endovascolare. Grazie, dottor Gallucci. Prego.